Sono le 22 dell'11 ottobre 1962, giorno d'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Dal balcone della loggia centrale della Basilica di San Pietro, Papa Giovanni Roncalli parla alla folla. Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Gli è che noi chiudiamo una grande giornata di pace. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Ripetiamo spesso questo augurio e quando possiamo dire che veramente il raggio, la dolcezza della pace del Signore ci unisce e ci prende, noi diciamo: ecco qui un saggio di quella che dovrebbe essere la vita sempre di tutti i secoli e della vita che ci attende per l'eternità. Dite un poco, se domandassi, potessi domandare a ciascuno: voi da che parte venite? I figli di Roma, che sono qui specialmente rappresentati, noi siamo i vostri figlioli più vicini, voi siete il vescovo di Roma. Ma voi, figlioli di Roma, voi sentite di rappresentare veramente la Roma Caput Mundi, così come nella provvidenza è stata chiamata ad essere per la diffusione della verità e della pace cristiana. In queste parole c'è la risposta al vostro omaggio. La mia persona conta niente. È un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio, tutto. Continuiamo dunque a volerci bene così, guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte quello se c'è qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà. Frater Sumus, la luce che splende sopra di noi, che è nei nostri cuori, che è nelle nostre coscienze, è la luce di Cristo, il quale veramente vuol dominare con la grazia sua tutte le anime. Stamattina è stato un spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Apparteniamo quindi ad un'epoca nella quale siamo sensibili alle voci dall'alto e vogliamo essere fedeli e stare secondo l'indirizzo che il Cristo benedetto ci ha fatto. Finisco dandovi la benedizione. Accanto a me amo invitare la Madonna Santa e Benedetta, di cui oggi ricordiamo il grande mistero. Ho sentito qualcuno di voi che ha ricordato Efeso e le lampade accese intorno alla basilica di là, che io ho veduto con i miei occhi, non a quei tempi si capisce, ma recentemente, e che ricorda la proclamazione del dogma della divina maternità di Maria. Ebbene, invocando lei, alzando tutti insieme lo sguardo verso Gesù benedetto, il figliol suo, ripensando a quello che è con voi, a quello che è nelle vostre famiglie, di gioia, di pace e anche un poco di tribolazione e di tristezza, la grande benedizione, accoglietela di buon animo. Questa sera lo spettacolo offertomi è tale da restare ancora nella mia memoria, come resterà nella vostra. Facciamo onore
alle impressioni di questa sera e siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino. Così dunque, vogliate attendere alla benedizione che vi do e anche alla buonanotte che mi permetto di augurarvi, con la preghiera però che non si cominci solamente oggi, noi iniziamo un anno chissà, speriamolo bene, il concilio comincia e non sappiamo quando finirà, potesse finire prima di Natale, ma forse non riusciremo a dir tutto, a intenderci su tutto bene, ci vorrà un altro ritrovo, ma se il ritrovarci così deve sempre allietare le nostre anime, le nostre famiglie, Roma e tutto quanto il mondo, tutto intero, vengono pure questi giorni, li aspettiamo in benedizione. Novembre 1958. Angelo Giuseppe Roncalli ascende al soglio pontificio col nome di Giovanni Vigesimo III. Rettorum orbis in terra, vigarium salvatoris nostri, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Questa mattina, mentre le campane di San Pietro in Vaticano davano il segno dell'Angelus, ci è sembrato come di tornare per alcun poco nelle camere del Patriarchio, di dove lo sguardo tanto spesso si volgeva verso quell'angelo d'oro che, restaurato, noi stessi abbiamo benedetto il 14 maggio 1955, recandoci fin lassù, presso di lui, sulla cuspide del campanile. Torna gradito a noi che di San Pio X abbiamo raccolto nel 1953 l'eredità a Venezia e poi nel 1958 siamo entrati come lui nella successione di San Pietro, ricordare il sentimento suo di partecipazione alle vicende del risorto campanile e della sua inaugurazione. Sì, sì, anche a noi, finché il Signore ci darà vita, farà sempre di partecipare, ve lo diciamo con le parole stesse di San Pio X, alla letizia nelle giurie scampanate delle feste solenni, nei tocchi tradizionali della mezzanotte, delle ore mattutine e di quelle del lavoro e del contemplare quell'angelo dorato che guarderà il mare e proteggerà sempre Venezia. Continuando la serie intrapresa di pellegrinaggi, nell'ottobre 1962 lo troviamo a Loreto e quindi ad Assisi. 9 anni or sono, giusto il 4 ottobre, noi cantammo la messa su questo altare papale. Al Vangelo, nelle arcane parole di Gesù, io te lo confesso, Padre, questa dottrina tu l'hai nascosta ai sapienti e prudenti del secolo per riservarla ai piccoli e agli innocenti. E traemmo questo semplice commento. E a questi che il regno dei cieli viene promesso. E se solo a questi, dunque, non ai vanitosi, né ai facinorosi. Qui con San Francesco, qui siamo veramente alle porte del paradiso.
Umana sapienza, infatti, ricchezze secolari, dominazione incontrastata, tutto ciò di cui il mondo si pace sotto rari nomi, fortuna, grandezza, politica, potenza e prepotenza, tutto dinanzi a questa dottrina si arresta e si infrange. Poco prima che il Concilio Ecumenico Vaticano II sospendesse i suoi lavori, apparvero sui fogli di informazione le prime notizie sulla malattia del pontefice. Il suo volto, infatti, s'era fatto più affilato e la voce più incerta, ma Giovanni Vigesimo III, forte d'una tranquilla e serena dolcezza, continuò la sua opera cercando di rasserenare quanti tremavano per lui. Figlioli, la provvidenza ci accompagna. Come vedete, da un giorno all'altro un progresso, non nel cadere, ma nel risorgere, piano piano, malattia, convalescenza, siamo la convalescenza. La gioia della vostra presenza è un elemento di letizia, di forza, di robustezza che torna. Spettacolo nuovo oggi. La Chiesa radunata nella sua rappresentanza completa. Ecco l'Episcopato, ecco il sacerdozio, ecco il popolo cristiano. La famiglia completa dunque, quella di Cristo. Figlioli miei, benediciamo il Signore di questa gioia e in questa unità. Vogliamo continuare ad aiutarci a vicenda, ciascheduno poi proseguendo nel proprio cammino. Siamo nella novena dell'Immacolata. Voglio nel lasciarvi in questo giorno, voglio richiamarvi tutti insieme alla vostra cara madre e invocarla ancora come avvocata, come potente vivificatrice di tutta la nostra attività. E il concilio si sospende per qualche mese, ma noi porteremo sempre nel nostro cuore le dolcezze, diciamo la suavità di questa unione di tutti, non di tutti semplicemente come rappresentante del clero e del popolo, ma come rappresentante di tutte le razze umane, del mondo intero, perché tutto il mondo fu redento e terredento da nostro Signore Gesù Cristo. L'enciclica Pacem in Terris enunciò parole e concetti che destarono una eco profonda in ogni nazione. E Giovanni Vigesimo III, sottoscrivendone il testo, ne illustrò le caratteristiche e l'enorme portata. La lettera enciclica Pacem in Terris sta per prendere le vie ampie del mondo e l'animo nostro, lo si può ben immaginare, è tutto preso da profonda emozione. Anzitutto per il tema stesso del documento, la pace, che risponde all'anelito primo della famiglia umana. Inoltre, per la data che abbiamo voluto assegnargli, cioè il Giovedì Santo, in cena Domini. Sulla fronte dell'enciclica batte la luce della divina rivelazione, che dà la sostanza viva del pensiero. Ma le linee dottrinali scaturiscono altresì da esigenze intime della natura umana e rientrano per lo più nella sfera del diritto naturale. Ciò spiega una innovazione propria di questo documento, indirizzato non solo all'Episcopato della Chiesa Universale, al clero e ai fedeli di tutto il mondo, ma anche a tutti gli uomini di buona volontà. La pace universale è un bene che interessa a tutti indistintamente. A tutti quindi abbiamo aperto l'animo nostro. Nutriamo fiducia che al messaggio dell'enciclica Pacem in Terris
Gli uomini vorranno fare lieta accoglienza e aprire il cuore. Noi frattanto seguiremo il suo tragitto con la nostra preghiera e con l'affetto vivissimo che abbraccia tutte le genti.